A Vetrana segna uno spartiacque, Alessio Pizza, che tu scrivi che Re di Donne nasce e si nutre dal mondo della cronaca. Ma sì, cioè un'opera che racconta in qualche modo quelle che sono una gamma di esperienze della nostra cronaca italiana e non solo italiana, anche internazionale, che riguarda questo tipo di rapporto violento col femminicidio. E questa dimensione ovviamente si nutre anche di un'esperienza come quella ad esempio di Vetrana, ma anche altre, possiamo ricordare, dove la cronaca, il racconto di queste storie è diventato ancora più forte della tragedia in sé, no? Quindi il racconto che hanno fatto i media ha amplificato ulteriormente questa dimensione. Un'umanità che ha perso il rispetto dell'altro e di se stessa, che non ha più umanità, quindi. Non ha più umanità, o meglio, c'è un'umanità dentro, anche nel più terribile omicida, c'è un'umanità profonda, interiore. Certo, tutto questo si perde in un mondo dove, dire, una società liquida, come diceva Bauman, come ne parlava Bauman, dove i sentimenti diventano caduchi, dove tutto si perde e dove l'uomo perde anche degli orizzonti entro cui inserire i propri sentimenti e le proprie emozioni. Quindi certamente c'è una perdita di rapporto con ciò che si sente. Tutto questo raccontato in scena in uno studio televisivo che ben conosciamo. Sì, c'è un mood, c'è un mondo, diciamo, televisivo, c'è questa specie di spesso di macelleria dei sentimenti che ormai la televisione è diventata, ci propone emozioni che vengono ovviamente mercificate perché fanno audience e non c'è più il rispetto profondo della dimensione privata che ogni esperienza sentimentale si nutre. Il sentimento è importante nel momento in cui un fatto privato deve diventare pubblico, perché si sceglie che diventa pubblico, perché c'è una profonda condivisione fisica, emozionale, come il teatro, è un rito. La televisione invece spesso banalizza tutto questo, lo fa diventare stereotipo, lo fa diventare modello da inseguire e questo distrugge l'uomo e lo desacralizza. Rocco, l'uomo perfetto, forte, maschio e sempre sicuro di sé. Marco Rencinai, sì, i selfie, i tatuaggi, però poi dietro? Dietro Rocco niente, nel senso un uomo che pensa solo al sesso e all'apparire, quindi forte, vigoroso, però penso che dietro sia una persona anche profondamente sola e magari molto diversa da questo voler sempre essere al centro dell'attenzione. Totalmente l'opposto di me, che non sono solo, anche se non voglio essere al centro dell'attenzione, però insomma non mi è stato difficilissimo interpretarlo, perché tutto quello che non avrei mai fatto nella vita l'ho riversato sul Rocco e ho capito che quella era la strada giusta che chiedeva Alessio. E Alessio Pizze, che scrive anche: ma il teatro insegna la pietas, la comprensione, c'è quindi un giudizio sospeso. Sì, è un giudizio sospeso, come era nell'intenzione nostra del regista di questo spettacolo. Cioè il regista e noi non abbiamo voluto giudicare nessuno, né Frida, né Martina, né tantomeno Rocco, ma abbiamo dato, penso, un'immagine molto più vicina alla realtà di quello che sembri. Non è finzione, insomma, notizie del genere si trovano scritte nei giornali quasi tutti i giorni. Non ultimo, leggevo qualche giorno fa di un ragazzino investito dal treno e gli amici, invece che chiedere aiuto, ridevano e scattavano selfie.